Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su regali di Natale finalmente. Yeah, ragazze, non ho mai avuto regali di Natale così belli, sono felicissima e oggi sono tanto felice perché anche sono tutta ancora natalizia e festaiola e ho questo maglione rosso, lo smalto rosso, il rossetto rosso, mi sento troppo felice e festaiola. Prima di iniziare, il rossetto Rouge Mon Amour, perché mi chiedete tutto sui trucchi, le cose che indosso, quindi ve lo dico prima. Rossetto Rouge Mon Amour, il mio rosso preferito di Nabla, che trovate sul mio shop online, caritashop.com. Lo trovate nella home page o nella categoria rossetti, comunque lo trovate perché è il mio preferito, quindi c'è sempre. E le collanine sono Carlita Jewelry, sono le mie, i miei gioielli, che trovate sempre su caritashop.com, se non sono andati esauriti, perché vanno sold out in brevissimo tempo, quindi però le riforniamo sempre, non vi preoccupate. Adesso iniziamo il video dei regali, adesso vi inizio a far vedere le cose, però una cosa in particolare ve la faccio vedere alla fine perché è là davanti a me, non posso prenderla materialmente, ma è una cosa stupenda. Pupi, cosa stai facendo dietro di me? Iniziamo subito. Allora, questo regalino che mi ha fatto mia mamma è praticamente... è un collo che lei mi ha comprato quando era stata fuori ed è troppo bello, è rosa. Devo solamente comprarmi una ring light perché questa luce mi sparaflescia tutto, non mi fa vedere un tubo. Proviamo a spegnere, che magari così vedete meglio. Comunque questo qua è uno scaldacollo rosa con delle perline, troppo bello ed è super morbido e caldo, lo adoro, poi è super elegante e fashion. Grazie mamma. Pupi, nel frattempo mangia le carte. Grazie, un regalo ce l'ho al piede e sono queste qua le patefoline di Natale che mi ha regalato Dario. Dario mi ha fatto un sacco di regali, da questi qua insomma più carini, sfiziosi, ma anche cose veramente belle, dopo ve le faccio vedere. Queste sono bellissime, mi sono innamorata appena le ho viste, sono troppo carine. Aspettate, me le rimetto. Il cappello che è stupendo, ci sono due uccellini che si baciano in questa busta, guardate, lui ci tiene tantissimo per le buste, le cose. Questa è troppo carina, questa busta con Babbo Natale. E dentro ci sono dei calzini sempre natalizi, troppo carini. Questo penso che li abbia presi da Alcott, sono carinissimi, con anche l'antiscivolo sotto. Poi ovviamente per il mio amore anche la letterina mi ha messo, che suona ovviamente perché Dario è un bambinone super romantico e dolce. Che c'è a mamma? Che c'è? Ha capito che è di Dario? È di Dario? È di Dario questa, mamma? Ragazze, ho avuto tante borse, vi giuro, tante borse, ma sono felicissima. Questa è una borsa che mi ha regalato la mia Nancy, la mia sorellina. Guardate che bella, solo lei poteva regalarmi questa borsa così elegante, raffinata, fine, bella, semplice e bella. Praticamente una borsa di Valentino nera. Io la volevo una borsa nera, però mi sa che l'ho detto a troppe persone perché me l'hanno regalata tutti, quindi adesso mi trovo una miriade di borse nere. Questa è bellissima ed è praticamente nera con appunto gli inserti oro e porta anche la tracolla. La cosa bella è che si può portare sia a mano, è un bauletto, sia con la tracolla, quindi adoro questa cosa, è super pratica. Poi è rigida ed è secondo me una borsa versatile che può essere usata sia di giorno che di sera, quindi grazie Nancy. Ragazze, in questo super bustone, guardate qua, queste sono sempre le buste enormi, un'altra borsa sempre nera. Questa qua però è di Rocco Barocco ed è stupenda, davvero. Ho avuto due borse, una più bella dell'altra, e non fa nulla che sono tutte e due nere, sono stupende veramente, tutte e due le amo. Questa altrettanto, cioè non so neanche dire quale è più bella perché sono tutte e due belle e sono anche diverse. Questa secondo me è una borsa che prima di tutto è più grande, è più capiente, magari secondo me è più da giorno. Questa qua, la cosa pratica anche questa, che si può portare sia in mano sia alla tracolla, quindi è molto comoda questa cosa. C'ha anche la cerniera, insomma è fatta bene. Comunque le amo, che bella anche questa, è bellissima davvero, sono due borse stupende, quindi grazie mille. Poi ho avuto regalato anche questo bellissimo cappello, è troppo carino, adesso lo metto sopra questo. Comunque mi sta molto bene questo cappello e lo indosserò quando partirò nel mio prossimo viaggio.
Ragazzi, ancora una borsa. Questo praticamente è uno zainetto troppo bello. È praticamente un tessuto particolare, un po' lucido, un po' brillantinoso. È molto bello, si regola, è molto comodo. A me poi serviva uno zainetto molto capiente, soprattutto per quando vado fuori magari. E c'è la scritta carita dolce rosa. È troppo bello, ragazze. Figo, cioè è troppo bello davvero questo zainetto. Amore, a mamma, che c'è? Ti piace anche a te? Ti piace il mio zainetto? Ti piace? Ma nonno, quanto sei buona! Il regalo che ho avuto è questa cover, che ve l'ho fatta vedere già in un vlog. È troppo carina e comoda, ci va l'iPhone dentro ed è, si porta tipo una borsetta, la adoro troppo, anche il colore rosa è molto bello. La amo! Poi ragazze, io e Dario abbiamo avuto regalati insieme questi due portachiavi, sono molto carini. In questa scatola che è carinissima, due contenitorini così e ci sono due portachiavi che praticamente formano un puzzle, My King e My Queen, sono troppo belli e praticamente uno è mio e uno è suo, che le chiavi di casa, no vabbè, adoro, è bellissima questa cosa. Ragazzi, un altro regalo è quella poltrona che vedete dietro di me, che adesso ve la faccio vedere più da vicino, ed è un regalo che desideravo tantissimo, appunto per metterci il mio sedile massaggiante sopra e farmi dei massaggi. È una poltrona molto comoda che si abbassa anche e si alzano i piedi e sono quelle cose che insomma vuoi tanto però non sai quando usi, perché alla fine io non ci sto mai a casa e quando ci sto praticamente o mangio, o cucino, o dormo, o faccio video. Quindi praticamente per sfruttarla potrei fare video mentre sono sulla sedia, quindi fare video mentre sono sdraiata su una poltrona. Comunque sono stata felicissima perché la desideravo tanto tanto. E poi la chicca finale che ho ricevuto, un regalo stupendo che volevo con tutto il cuore, voi lo sapete perché l'avevo detto anche nei video, ed è la bambolina, la toeletta, insomma come si chiama, comunque quella là per truccarsi, che il mio amore mi ha regalato. E finalmente Babbo Natale me l'ha portata, sono felicissima anche perché è bellissima, è super shabby, è bella e vi assicuro che tutte quelle che avevo visto io non erano belle così, perché non l'ha presa alla fine da Ikea, perché lui alla fine è andato da Ikea ma ha detto che non gli piaceva quella di Ikea e in effetti nessuna che avevo visto è così bella, perché questa c'ha tre specchi, è più grande, è piena di cassettini, quindi ci posso mettere tutti i miei trucchi, c'ha anche lo sgabello shabby. Comunque è stupenda, mi sembra tipo una massa di bambole, è troppo bella. Sì, non vedo l'ora di farvi tanti video, make up, get ready with me, perché adesso avendo questa qua posso stare seduta là e truccarmi e adoro avere uno posto mio in cui truccarmi, l'ho sempre desiderato. E quindi sono felicissima, non l'ha presa quindi da Ikea, l'ha presa online, quindi so già che mi chiederete, quindi non so dirvi di preciso, comunque è stupenda ed è meglio di come mi aspettavo. E questo è tutto ragazze, questi erano tutti i miei video di Natale, spero che vi siano piaciuti. Il regalo più bello, lo dico ogni anno quando faccio il video sui regali di Natale, dico questa cosa, il regalo più bello che ho avuto per Natale è stato quello di stare con la mia famiglia, con i miei affetti, con il mio amore, con il mio cane, nella mia casa, e di mangiare tanto e di godere di momenti di felicità. Questo per me è il regalo più grande, ve lo giuro. E mi ha fatto piacere ricevere queste cose, anche soprattutto perché immagino cosa c'è dietro delle persone che le hanno comprate, no? Quando l'hanno scelta, hanno pensato a me, quindi è proprio il gesto che mi piace tantissimo, al di là del fatto che sono regali stupendi, però veramente quello che non apprezzo è l'amore, la famiglia e tutta la gioia. E vi abbraccio fortissimo, fatemi sapere nei commenti i regali che avete ricevuto, e vi amo tanto tanto tanto, vi mando un bacio, lasciatemi un like al video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!